Archetipos. Fette biscottate, sempre solo fette biscottate. Lasciami stare, sto diventando io una fetta biscottata. Sì, ma io ho fame. E boh, guarda cosa c'è in frigo. Cosa vuoi che ci sia in frigo? Non lo so. Oi, vega. Ma c'è del sushi? Occhio alla pelle, figlio, il sushi è della settimana scorsa. Allora lo butto. No, so già che usciamo e ci dimentichiamo e va a finire come con il pollo. Ah, come quando i vicini hanno chiamato i vigili perché pensavano tu fossi morto da una settimana in casa. Esatto, lascialo lì, almeno sta in fresco e non puzza. Vabbè, però poi ricordiamoci di buttarlo. E cosa sono queste facce? Astro ha appena perso tutti gli artisti. In che senso ha perso? Nel senso che non li trova più? No, lo hanno appena mandato tutti a fare in culo, incluso Dionix. Ok, datemi un istante. Sì, 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 sì! Maledetti pippaioli, drogati, bruciate voi la vostra catapecchia di merda e disperdetevi nel vento e respirate l'odore del fallimento e ditemi di che sa, di che sa! Astro, è con grande gioia che ti comunico che siete chiusi. Avete fallito. Fallito. Fallito, 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 fallito. L'ho detto, drogati, vero? Archetipos. Ehi, guarda un po' chi c'è. Ehi là, le attrazioni della serata. Ce l'avete fatta a svegliarvi in tempo, quindi? Veramente non abbiamo dormito neanche un attimo. Agitati? O eccitati? Entrambi. Beh, allora ragazzi, per tranquillizzarvi vi porterò a vedere la factory e poi andiamo da Astro. Astro, top di gamma. Cosa? Cioè, sciomboso. Figo. Dai. Una bomba. Che spacca. Ok, ci siamo capiti. Archetipo. E lui, ragazzi, è Astro. Astro? Successo. Toc toc! Oh, ragazzi, ma allora che cos'è questo mortoio? Che cosa sono queste brutte facce? Finalmente possiamo andarcene a casa, non è una notizia fantastica. Io non sarei così sicuro. No. Oh, Astro, non l'hai ancora capito. Non hai più artisti. Zero, nada, nil. Gli artisti di Astro sono nessuno. Sbagliato, sono loro, i nostri nuovi artisti. Sì, sì, sì. Ok, e voi sareste? Noi sareste i Diva Motor Club, cioè i nuovi artisti. Artisti? Mi sembra un po' troppo esagerato. Insomma, che cosa avete fatto in passato? Poi, mister, non mi sembra di ricordare che i Beatles siano arrivati al primo contratto discografico con le buste della spesa piene di contratti e dischi d'oro. No, certo. Ci sono arrivati con Love Me Do. Mi sa che a te interessano più i bilanci che le canzoni. No, scusami davvero se quando vado in banca a pagare le bollette non riesco a pagarle con i tuoi spartiti. Poi Astro ci ha preso perché crede in noi. È la nuova generazione. Ok, sì, ci sto. Facciamo che vi contiamo come se foste... artista. Avvocato Lea, tocca a te. Sì, il contratto con le banche finanziatrici dice che per non fallire la factory deve avere un minimo di 4 artisti in attivo. Oh, Astro, non avevi letto il contratto, forse? Easy. Mi pare di ricordare che abbiamo una settimana di tempo prima del fallimento della factory. Ok, forse Cechita ci sta dicendo che dobbiamo fermarci qua un'altra settimana a potrire. Quindi abbiamo una settimana di tempo per far faville. Dai che ce la facciamo. Bisogna mettere Astro che a far cadere le palle, sei bravissimo. Ok, io riparto gli scatoloni di là. Brava, avvocato. Vai. I nuovi piani per la conquista del mondo sono... Sostituiamo Erissa. Doveva suonare alla festa della stilista, la Guglietti, per la sponsorizzazione, giusto? Sì, questa sera. Bene, ci vanno i Diva. Li porti tu, David? Va bene. Io devo solo andare a prendere le mie bacchette fortunate. Da ragazzi andiamo. Poi, bisognava portare un nostro esordiente a Star Quality. Sì, Kevlar, ma purtroppo se n'è andato. Beh, abbiamo Cora. Ah!
Lei è Cora, te l'avrei presentata dopo. Cora fa la webcam girl, o come direbbe lei, online escort, giusto? Wow, online escort. Perché hai problemi? Però Cora tu canti anche. Così per hobby, ti ricordi? Me l'hai detto in chat. Avete ascoltato la sua voce quando parla? La vibrazione di gola che mette? E il movimento della bocca? Sì, sono sicuro che con il lavoro che fa deve essere bravissima nei movimenti di bocca. Oh, vaffanculo! Calma, calma. Secondo me canta benissimo, quindi... Possiamo presentare lei a Star Quality. Ma non sarebbe più prudente fargli fare un provino prima? Fidati, Easy. Vedrai che con Cora idee ce l'hanno mandata buona. Ma mi spiace, Astro, ma per il momento direi che ve l'hanno mandata soltanto buona. Ed eccoci adesso alle selezioni di Star Quality. E come ogni settimana la raccomandazione è sempre la stessa. Votate, votate, votate. Così farete vincere il migliore. E nel frattempo noi di Star Quality con i vostri sms guadagneremo un sacco di soldi. Come sapete, a Star Quality ogni artista deve avere uno sponsor, cioè un artista affermato che ci metta la faccia. E oggi cominciamo subito con la faccia del grande DJ François che ci ha portato Casper! Faccio a dirti puoi ballar con me, se non riesco a dirti voglio star con te. Ma come faccio a dirti vuoi ballar con me, se non riesco a dirti che ti amo già. Amami, baciami amore, ti amo, voglio ballare con te. Amami, baciami, ci vedi, ti amo, je t'aime. Okay.